Mi dispiace non essere con voi, ho avuto modo di leggere il documento che viene lì discusso e lo trovo un documento molto serio. È un documento serio perché viene anche da una regione, da un territorio che al di là anche della regione, ne parlavamo qualche giorno fa con l'assessore Cattaneo, che ha saputo fare dei passi avanti importanti. Non solo contrastare, diciamo, come è necessaria un'illegalità, frontiera sempre aperta. Io sono particolarmente orgoglioso, tra le altre cose che sono riuscito a fare, di essere il primo firmatario della legge sugli ecoreati, che su alcuni dei fronti che anche lì vengono affrontati, penso a quello delle bonifiche, penso a quello degli smaltimenti illegali dei rifiuti, ha fornito gli strumenti per contrastare, le aggressioni all'ambiente. Ma è soprattutto oggi importante fare delle cose in positivo. Molte ne sono state fatte. I dati che la Lombardia presenta in questo appuntamento, che sono in linea con le migliori esperienze italiane e avanti ai risultati raggiunti in altre parti d'Europa, sono sicuramente interessanti. Lo sono dal punto di vista dei rifiuti urbani, per il dato generale che viene presentato, per i picchi raggiunti in alcune aree, e anche per i risultati di aree più complicate, come ad esempio Milano. Milano è assieme a Vienna, la città sopra il milione di abitanti, che ha la raccolta differenziata più alta in Europa, e sull'umido, sopra il milione di abitanti, è la città, che ha la raccolta differenziata più estesa del mondo, no? Ma lo è, ancora di più per quanto riguarda, i rifiuti connessi ai cicli produttivi. Non è un caso che nel rapporto che ogni anno la Fondazione Symbola fa, che quest'anno è stato presentato in diretta con gli ambasciatori italiani, con la Farnesina di tutto il mondo, è un rapporto molto semplice, l'Italia in 10 selfie, e in cui si indicano in maniera compatta alcuni punti di forza del paese, e con infografiche e poche righe. Il primo riguarda l'economia circolare. Noi italiani siamo spesso incapaci di vedere i nostri punti di forza e capaci di vedere i nostri difetti senza affrontarli. Bene, nell'economia circolare noi siamo in realtà forti, possiamo fare molto di più, ma siamo forti nel senso che sulla media europea, l'Italia recupera qualcosa come 30 punti in più dei rifiuti prodotti rispetto alla media, e recupera molto più dei tedeschi. Questo accade non tanto, diciamo, perché abbiamo leggi più avanzate o una burocrazia efficiente. Anzi, io ricordo ancora quando abbiamo corso il rischio che un'esperienza di grande importanza, come quella del recupero dei rottami nell'area del Bresciano, venisse fermata per un groviglio di autorizzazioni che rendevano apparentemente obbligatorio lo stop a quell'esperienza, che, ripeto, è un'esperienza molto avanzata in Europa. E il cuore, diciamo, di questo nostro primato è legato a una cultura produttiva secolare, che ci ha costretto, essendo poveri di materie prime, a usarne di meno e usarle meglio. In questo la Lombardia è ancora più avanzata rispetto alla media dell'Italia. Comunque la media dell'Italia è molto alta. E non è un percorso finito, perché è un percorso che continua e che incrocia le emergenze che stiamo vivendo. Quando parliamo di recupero dei materiali, forse questa è una parte del rapporto che potrebbe essere più curata, parliamo anche di recupero, di risparmio di energia in quantità molto rilevanti. Noi recuperiamo ogni anno una grande quantità dei rifiuti. Questo ci fa risparmiare 23 milioni di tonnellate equivalente di petrolio e 63 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Per capirci, in termini di energia siamo vicini alla quantità di metano russo che viene bruciato per produrre energia elettrica nel nostro paese. Quindi possiamo già vantare un primato, dobbiamo andare avanti. Ci sono altri settori in cui l'Italia può dare un contributo importante, e la Lombardia, per la sua cultura produttiva avanzata, può dare un contributo importante, che riguardano anche le nuove frontiere aperte. Non solo i materiali che già ci sono
e che oggi vanno guardati con occhio diverso, perché ho visto la parte riguardante l'autosufficienza impiantistica della Lombardia, gli inceneritori. Beh, insomma, ricordiamoci che oggi alcuni materiali sono importanti per interi cicli produttivi, penso non solo alla carta, penso anche al legno. Noi siamo, si è appena concluso il Salone del Mobile, che è la più importante iniziativa mondiale nel campo del legno arredo. L'Italia è un grande paese esportatore, noi siamo leader nella produzione di pannelli in legno e siamo leader anche perché siamo i più grandi recuperatori di legno. Il 93% dei nostri pannelli è realizzato con il 100% di legno recuperato. Beh, se noi questo legno lo bruciamo, non solo emettiamo CO2, ma produciamo un danno a una filiera produttiva che è strategica nel nostro paese. Ma questo vale ancora di più per quello che riguarda la partita dei materiali più sensibili, partita che, come sappiamo, è resa ancora più complicata da quanto sta accadendo a seguito anche dell'invasione russa dell'Ucraina, della guerra che questo ha scatenato. Perché materiali fondamentali in tanti campi, come il nickel, il cadmio, le terre rare, che incrociano anche nuove politiche come quella dei RAEE, possono vedere nell'Italia un protagonista sia nel senso della minimizzazione del loro uso, sia nel senso del recupero. In questo noi siamo bravi, è nei nostri cromosomi fare questo, e in questo la Lombardia può essere sicuramente una regione pilota per l'Italia innanzitutto, ma anche per l'Europa. Per questo vi auguro buon lavoro, penso che sia stato fatto molto, ma che molto resta da fare e che va fatto mobilitando tutte le energie che il nostro paese può mettere in campo, che sono energie istituzionali, in questo caso è la regione Lombardia, che sicuramente in materia è una regione molto avanzata in Italia. Ma sono anche energie sociali che vanno dalla partecipazione dei cittadini alla spinta che viene dalle imprese. Adesso sono socio anche di Symbol, quindi può sembrare un atteggiamento benevolo a priori, non è così. Quando io vedo che grandi acciaierie come Feralpio e Orvieti stanno investendo tanto da un lato nella produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro nell'azzeramento delle emissioni di CO2, vedo un'Italia che fa l'Italia, che affronta le sfide che sono aperte, a cominciare da quella legata alla crisi climatica, che oggi è fotografata dalle immagini drammatiche che ci arrivano dal Po e da altri corsi d'acqua. Ma che può fare di questo la leva per costruire un'economia che è più forte proprio perché è più avanzata, è più a misura d'uomo. Per fare questo bisogna essere determinati e bravi. Non è una cosa scontata. L'assessore sa che a me piace la frase di un grande regista americano, Frank Capra, che in realtà era italiano di origine, era nato in un piccolo paese siciliano bisacquino. Emigrò in America come milioni di italiani in cerca di una speranza. Ricordiamocene quando si parla di migrazione. Mia nonna è nata figlia di emigranti in Brasile, poi la famiglia è tornata in patria. L'Italia è intrecciata da queste storie. Beh, Frank Capra, che ebbe una vita da emigrante, quindi non semplice, discriminato, come erano gli italiani allora negli Stati Uniti, divenne un grandissimo regista. E una volta ha detto una frase molto americana, ma che c'è utile, perché lui ha detto: i dilettanti giocano per piacere quando fa bel tempo, i professionisti giocano per vincere mentre infuria la tempesta. Beh, le tempeste non ci mancano, forse dobbiamo lasciare il campo ai professionisti e non ai dilettanti. Questo vale anche nelle politiche economiche, nelle politiche ambientali. E questo documento che presentate, se verrà portato avanti e se verranno aggiunti capitoli nuovi, mi sembra un documento adatto ai professionisti. Buon lavoro.